Grazie.
E poi salutiamo e ringraziamo Matt Lodo, che ha anche creato il volantino che avete visto in giro per l'Odi, anche sui social. E poi ringraziamo il banco BPM per l'ospitalità, insomma, di questo fantastico auditorium che ogni anno ci ospita e ogni anno ci fa vivere questa serata magica di Santa Lucia. Ma i bambini che sono in sala hanno ricevuto qualche dono di Santa Lucia? È passata Santa Lucia? Sì, è passata. E allora anche da noi passa ogni volta che la ringraziamo per il dono della vista, che non è mai abbastanza ringraziare, e anche la prevenzione. Fuori troverete il banchetto, comunque ci saranno delle pustoli, ci saranno dei piccoli doni e una raccolta fondi qualora lo voleste, ma è sufficiente anche avvicinarsi al mondo dei non vedenti. Loro sono in via Fanculla al numero 22, vi lascio il numero di telefono così magari qualche ripresa video resta anche memorizzato: 0371 56 312. E così, se avete voglia di fare a loro una telefonata, magari dite che siete stati o che volevate esserci non avete potuto, loro sono contentissimi di conoscervi e di farsi conoscere e di ascoltare la vostra voce. Ora vi riportiamo nel 1989, quando una graffiantissima Tina Turner, che da poco con tutti 80 anni, le vogliamo fare un applauso di 80, perché insomma 80 è sempre bene, 80 quando bene. Questa canzone però era stata scritta qualche anno prima da Bonnie Tyler, e ad ogni modo quando invece l'aveva interpretata Tina Turner ha vissuto e vive tuttora seconde e terze vite, perché tantissime squadre di calcio ma anche sportive l'hanno assunta come propria colonna sonora. Addirittura anche Ayrton Senna aveva deciso di tenerla come base, come sottofondo musicale alle sue vittorie ma anche ai suoi allenamenti. Sto parlando di Tina Turner, ve l'ho già detto, e sto parlando della canzone The Best. Sale sul palco Noemi Tramonti, ben arrivata, grazie. Un applauso, suona il contrabbando ai cori Clara Zilli, signore e signori, Noemi Tramonti.